Questa mattina vogliamo concludere la serie di studi intitolata Le donne quasi dimenticate della Bibbia. Abbiamo parlato di molte donne di cui si parla praticamente poco o forse quasi mai. E concludiamo questa mattina con due donne di cui si parla proprio addirittura pochissimo o, ripeto, non si parla mai. Si tratta della nonna e della mamma di Timoteo, esattamente Loide e Eunice. Avete mai letto questo testo? L'avrete letto senz'altro, ma certi testi sfuggono. Perché queste donne hanno un ruolo importante nella scrittura? Perché sono alla base della conversione e della vocazione di Timoteo. Chi era Timoteo? Era un giovane collaboratore dell'Apostolo Paolo, destinatario delle due epistole omonime, cioè che portano il suo nome, esattamente la fede della mamma e della nonna di questo Timoteo. Parliamo prima di questo Timoteo per capire come mai queste donne, secondo l'Apostolo Paolo, sono all'origine della conversione e della collaborazione cristiana di questo giovane. Quanti anni avesse non lo sappiamo esattamente. Leggiamo nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, Atti degli Apostoli, capitolo 16, il versetto 1 e il versetto 2. E venne anche a Derba e a Listra, ed ecco quivi era un certo discepolo di nome Timoteo, figliuolo di una donna giudea, credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra e in Iconio. Come sempre la scrittura è molto semplice, usa poche parole, è lapidaria addirittura certe volte. L'Apostolo Paolo si trovava in Asia Minore. L'Asia Minore è la moderna Turchia, e era stato perseguitato, come al solito. Si trattava delle città di Derba e di Listra. E in questa ultima città c'era un certo discepolo, chiamato Timoteo, era un ebreo, figlio di una donna ebrea credente, però il padre era greco, quindi il padre era pagano. Quando è che uno è ebreo? Quando la madre è ebrea, non il padre, eh? Se un ebreo sposa una cattolica, una protestante o una miscredente, il figlio che nasce non è ebreo. È ebreo se la madre è ebrea, anche se il padre non è ebreo, è cattolico, protestante o miscredente, eccetera. Quindi ricordatevi di questo. È ebreo colui che è nato da madre ebrea. Qui la madre non era soltanto ebrea, chiamata giudea, ma era una madre credente. Ci possono essere anche degli ebrei che non sono credenti. Ce ne sono, come in tutte le religioni. Ci sono dei protestanti che non sono credenti, che vanno in chiesa forse una volta all'anno, una volta nella vita, forse perché gli fanno il funerale, o anche dei cattolici che non vanno a messa o non vanno in chiesa normalmente. Invece qui si trattava di una giudea, di un'ebrea credente. Ma il padre è a cagione dei giudei, che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Ora, noi sappiamo dalla scrittura che il bambino ebreo veniva circonciso all'età di 8 giorni. Questo ragazzo invece non era stato circonciso. Perché? Probabilmente il padre si era opposto,
comunque non era circonciso. Ma perché Paolo, che dice l'incirconcisione è nulla, la circoncisione è nulla, il tutto è l'osservanza dei comandamenti di Dio, lo circoncide? Per quale motivo? Lo circoncide perché la regione era piena di ebrei, piena di giudei, che avevano dei pregiudizi. E quindi, come? Tu, va bene, Paolo era circonciso perché era nato ebreo, credente, eccetera, ma tu ti porti a giro un collaboratore che non è circonciso, allora lo ha circonciso. Per noi è molto difficile capire queste cose, è molto difficile, però sappiamo che l'apostolo Paolo lo ha fatto per una misura di prudenza, è stato saggio. Addirittura nel Tempio, più tardi, molto più tardi, si uniformerà a delle prescrizioni mosaiche nel Tempio, perché non voleva che il suo ministero fosse pregiudicato da questo atteggiamento che poteva sembrare contrario alla legge dei padri. Quindi i fratelli delle comunità di Iconio e di Listra, sempre in Asia Minore, diciamo, avevano grande stima di lui. Paolo lo circoncide, ripeto, perché gli ebrei della zona sapevano che il padre era greco. Quindi questo ragazzo, nato all'ombra della sinagoga per parte di madre, ma nato anche in un ambiente ellenistico per parte di padre che era greco, non era stato circonciso, era un credente così e così, però accetta il messaggio dell'Evangelo. E questo messaggio dell'Evangelo accettato, Paolo lo attribuisce anche diciamo alle figure della nonna e della mamma di Timoteo. Riprendiamo il nostro testo, Seconda Timoteo capitolo 1 versetto 3, incomincia con il dire che qualcosa che lo riguarda personalmente l'apostolo Paolo. Dice: io rendo grazie a Dio, il quale servo con pura coscienza, come l'hanno servito i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere giorno e notte. Quindi l'apostolo Paolo ringraziava il Signore di avere avuto degli antenati credenti, non soltanto degli antenati ebrei, ma degli antenati credenti, cioè che facevano sul serio, non è che frequentassero la sinagoga una volta all'anno, una volta nella vita, la frequentavano regolarmente, erano persone di fede, e lui aveva assorbito nell'ambiente familiare questa fede. Ecco la testimonianza che ci danno Loide e Unice questa mattina è proprio quella di un ambiente familiare positivo dal quale viene fuori questo Timoteo, destinatario delle due lettere di Paolo, che diventa un apostolo, un collaboratore, un missionario, un grande credente. L'ambiente familiare molto propizio. Bramando, dice ancora l'apostolo al versetto 4, memore come sono delle tue lacrime, di vederti per essere ricolmo di allegrezza. Non dimenticate che è l'ultima epistola di Paolo, scritta in prigione, ed è praticamente il suo testamento spirituale. Sente che oramai il suo capo sarà ammozzato dal boia di Nerone, e allora tramanda, per così dire, tutto il suo affetto, tutta la sua teologia, tutta la sua... il suo carisma, diciamo una parola che oggi viene usata comunemente, in favore di questo ragazzo che deve, questo giovane che deve proseguire la sua opera. È un po' il discorso di un vecchio che sa che deve andarsene, fra quanto non si sa, lui lo sapeva che sarebbe andato invece fra breve, perché infatti morì martire. E facendo il bilancio della sua vita dice: che cosa rimane di me? Ho predicato l'Evangelo, se ci fosse qualcuno che riprendesse
le mie parole, il mio esempio andasse avanti. Paolo non era sposato, non aveva figli, però ha dei figli spirituali e lo considero un figlio spirituale. E allora dice, come io ho avuto degli antenati spirituali, credenti, anche tu, a parte il padre, e pare che il padre... Così dicono i commentatori, non soltanto era un pagano, ma forse abbastanza, come dire, si opponesse alla scrittura, si opponesse alla religione di Yahweh, che non si era convertito, si tiene da parte, ma il padre era greco e non si dice altro. Si suppone che non fosse, che fosse piuttosto, contrario all'Evangelo. Versetto 5. Io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Eunice, e sono persuaso abita in te pure. Ecco, fermiamoci un attimo a parlare di questa espressione. La fede non finta. Cosa vuol dire la fede non finta? Perché ci può essere una fede finta? Disgraziatamente sì. E qual è la fede finta? È uno che fa finta di credere. E cos'è? Un ipocrita, è un falso, è un superficiale. È uno che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Noi diremmo è uno che predica bene e razzola male. Quello ha la fede, finta. E infatti una delle caratteristiche dei tempi della fine, qual è? Vi ricordate? È proprio l'Apostolo Paolo che ne parla nella stessa epistola, riprende il discorso al capitolo 3 e dice, versetto primo, ora sappi questo che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili. Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Amanti le forme della pietà, cioè hanno una fede falsa, una fede finta. Invece tua madre e tua nonna ti hanno trapassato questo patrimonio di credenti vere, sincere. Avevano la fede non finta, avevano una fede vera. E il ragazzo, il figlio e il nipote, ha preso questa dote straordinaria. L'interconfessionale, al posto di fede non finta, dice fede sincera, genuina. Quindi una pietà straordinaria. Adesso fermiamoci un attimo e diciamo, è importante o no? È un po' una domanda inutile che vi faccio, ma ve la faccio lo stesso. È importante o no avere avuto o avere degli antenati credenti? È importante. Io credo che sia molto importante. Perché è molto importante? Perché il ragazzo cresce in un clima di fede, sente parlare di Dio. Purtroppo ci sono quelli che hanno antenati, per antenati diciamo genitori, nonni, eccetera, hanno quelli che non credono e che vivono in un ambiente di parolacce, di bestemmie, di turpiloquio e così via. È vero? Quindi un ambiente deleterio, ma voi mi direte, ma adesso incomincia la stura delle domande, ma perché a volte avendo degli antenati, dei genitori,
credenti, dei nonni credenti, viene fuori uno che non crede a niente e se ne va. E anche questo è vero. E come mai invece da genitori che non sono credenti viene in mezzo alle bestemmie, in mezzo al turpilo, viene fuori uno che invece crede? C'è qualcuno in grado di spiegare queste cose? Io non l'ho ancora trovato. E registriamo il fatto. Qualcuno ha fatto un paragone, ha detto Beethoven, grande musicista tedesco, è stato un genio musicale, ma pare che il padre fosse un alcolizzato. Allora per partorire dei geni musicali bisogna avere dei padri alcolisti o alcolizzati, degli ubriaconi? No! Perché molti sono figli di ubriaconi, ma sono idioti, sono imbecilli, non sono geni. E allora come lo spiegate? E non si spiega, si registra e basta. Una volta ero in una nostra, mi sembra di averlo raccontato altre volte, ero in una nostra, il nostro congresso, e si parlava di questi grossi problemi. Allora c'era la parte giovane, i pastori giovani diciamo dai 20 ai 30, 35, già a 40 le cose cambiano un po', no? Che hanno presentato le loro relazioni, come si dice adesso, che poi seguiva la discussione, e allora bisogna fare così, 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 così e così, e tutto va bene, i figli vengono fuori così. Qualcuno dice che è troppo facile. Poi il sottoscritto alla fine ha dovuto fare la sua relazione, ma era la relazione di un vecchio. E io ho detto, sentite fratelli, io ho sempre avuto una grande paura a trattare questi argomenti. I miei carissimi colleghi giovani hanno presentato le loro conclusioni. Sembrava, scusate il paragone, che bastava un colpo di manovella e zac, tu fai così così, pac, salta fuori il figlio avventista che rimane avventista. No, questo si fa con la pasta, si può fare con, ma è molto difficile fare questo. E ho parlato di Samuele, il grande profeta del Signore, che era un uomo consacrato. I figli erano consacrati? Pare di no, anzi, erano giudici che avevano una tangentopoli del tempo, si lasciavano corrompere, eccetera. Il padre, prima di andare in pensione, dice: a chi ho preso il bue e l'asino, ditelo che glielo restituisco. E tutti risposero: tu non hai preso né il bue né l'asino di nessuno, però i figli hanno preso delle mandrie di asini e di buoi, eccetera. E se il popolo ha chiesto un re, era anche perché i figli di Samuele, che continuavano l'opera di giudice, non erano figli del padre in quel senso. Dice: tu sei vecchio, dissero gli anziani del popolo, oramai sei vecchio, sei fuori servizio, i tuoi figli non camminano secondo i tuoi principi, dacci un re come l'hanno tutte le altre nazioni. Quindi dovuto al fatto di questi che non si comportavano bene. Ma allora voi mi direte: ma come mai un padre così ha dei figli così? Qualcuno nell'assemblea disse: ma non viene parlato della madre, della moglie di Samuele, la madre di questi ragazzi? E infatti non viene parlato di questa madre. È una illazione, una supposizione, è un elemento
diciamo, sono cose molto difficili da capire. E allora ho detto, non succede purtroppo come i miei giovani collaboratori hanno detto, no? Si fa così e così, viene subito un figlio che rimane fedele così. Può andare bene, può andare anche male. Perché quando i bambini sono piccoli, voi li portate in chiesa. Ma devono venire in chiesa anche quando sono grandi. Io credo però in una cosa, e vorrei leggervi una citazione molto interessante, una cosa che un giovane che è vissuto, che è nato e vissuto in un ambiente positivo, potrà fare uno sbaglio, ne potrà fare due, ne potrà fare un mucchio, ma quello che ha ricevuto rimane. E alla fine, quando le cose cambiano, quando gli anni passano e si capisce che c'è poco in questa vita, l'educazione che uno ha ricevuto risalta fuori. Io ho fiducia in questo. E ho visto dei ragazzi che sono stati a Villa Aurora, che hanno studiato teologia, poi se ne sono andati presi dalle filosofie. Voi sapete, nel 68 c'era, come si chiama, la contestazione lì, tutti quanti erano Che Guevara, tutti si lasciavano crescere la barba come Che Guevara e così via. Adesso che sono passati 30 anni o quasi, oh, come le cose cambiano, perché qualcuno ha detto a 20 anni si vorrebbero far scendere le stelle dal cielo, oh, i ciocchi, vogliono cambiare. A 40 anni le stelle si guardano, a 60 si è contenti di poterle vedere, a 80 poi si chiede perché non ci si vede più come sono le stelle, a qualcuno che c'è accanto. Le cose cambiano, quindi l'Evangelo è un messaggio positivo. Io vorrei leggere sempre in questa seconda epistola che è straordinaria, è un testamento spirituale, capitolo 3, versetto 14 e 15. L'apostolo che è profeta parla delle sofferenze, delle persecuzioni, della costanza che bisogna avere, dell'esempio che è stato che ha avuto in lui l'Apostolo Paolo, questo ragazzo, dice al versetto 11, seconda parte, sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte, e d'altronde tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, tutti, non dice da chi. Può darsi anche dal marito, può darsi dalla moglie, dal padre, dalla madre, dal vicino, dal parente, dalla suocera, dalla nuora. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Versetto 14. Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi tu le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Io ringrazio il Dio che ho conosciuto anch'io questi scritti sacri, come Timoteo quando ero un bambino, avevo 11 anni. E mentre tutto il paese aveva bruciato le Bibbie che il colportore avventista aveva portato lì in quel paesino della Sardegna, a Basanta, 60 anni fa, mia madre disse, no, questa è la parola di Dio, oltretutto mi costa 8 lire, non ridete perché 8 lire nel 1939 erano soldi, io non brucio né la Bibbia, né sulle orme del Gran Medico che costava una cifra enorme, rilegato, 28 lire. E io ringrazio il Dio perché ho avuto dei genitori credenti. Prima andavano a messa,
non erano bigotte, attenzione. No, no, niente bigottismo. Era normale andare alla messa ogni domenica mattina. Padre, madre e i tre figli. Quindi sono nato in un ambiente religioso. Però quando hanno conosciuto l'Evangelo, ci hanno detto, prima pensavamo fosse giusto fare così, adesso abbiamo capito che si può fare meglio, e hanno accettato il messaggio dell'Evangelo. Il professore Enrico Bosio, nel suo commento a questo fatto degli antenati, partendo da Loide, da Eunice, nel suo commento alle epistole di Paolo a Timoteo dice: l'avere degli antenati e dei genitori che hanno servito o servono il Dio è un privilegio. L'eredità delle disposizioni dell'animo, l'influenza delle tradizioni di famiglia, quello dell'esempio posto dinanzi alle tenere anime, l'istruzione, l'educazione ricevuta da una madre, da un padre o da altri membri della famiglia, le preghiere presentate a Dio sono altrettanti mezzi di cui Dio suole servirsi per trarre a sé i giovani. Non sono i soli, poiché mentre Paolo ha avuto antenati religiosi e ha da loro imparato a servire il Dio con retta e scrupolosa coscienza, egli è poi stato condotto a Cristo dai cristiani che perseguitava, dal Cristo stesso, da Anania di Damasco, mentre Timoteo ha avuto una madre e una nonna credenti ed è stato condotto insieme con loro a Cristo da Paolo. I genitori, e in specie le madri fedeli, hanno in Eunice e in Loide, come in tante altre pie donne di cui si parla, o più spesso si tace la storia, un esempio della santa influenza che essi possono esercitare sui figli che Dio ha affidato alle loro cure. Io vi devo dire che l'impressione che ho avuto di mio padre quando ha accettato la Bibbia era di un uomo che quando io mi alzavo per andare a scuola lo vedevo lì accanto al focolare, al caminetto, che leggeva i salmi. Nella sua Bibbia unta e bisunta. Non aveva fatto studi mio padre, aveva fatto la terza elementare, classe 1891, quindi potete immaginare. E mia madre che leggeva la Bibbia. E se io al mattino, appena mi alzo, mi metto a leggere la Bibbia, lo devo anche all'esempio di mio padre e di mia madre, che leggevano la Bibbia al mattino. Poi andavano al lavoro, ognuno aveva i suoi lavori, le sue faccende di casa, mio padre o mia madre, che rimaneva a casa, è molto importante. Comunque, quali che siano i nostri problemi di genitori e di figli, io vorrei dire una cosa, e la ripeto perché mi sembra molto importante. Non dobbiamo perderci d'animo come genitori se i nostri figli pare non sempre abbiano ascoltato o ascoltino il messaggio dell'Evangelo. Il Signore ha bisogno di tempi lunghi, fratelli e sorelle. Noi vorremmo vedere subito i risultati, ma la vita spesso, con le sue sofferenze, i suoi problemi, insegna molto di più di quanto un padre e una madre possono fare, perché ci vuole anche del tempo. Non si può obbligare nessuno né a venire in chiesa, né a leggere la Bibbia, né a essere credenti. Vi ricordate Calvino, di cui vi ho parlato tante volte? Calvino era stato un grande riformatore, ha avuto un grande torto, ma torto forte, eh? Condannava Ginevra
ad essere credente al 100%, ma non si può! Ma non è possibile, non è questo il messaggio dell'Evangelo. Chi non andava al culto, e aveva una polizia ecclesiastica che era peggio della GPU o della CIA o del KGB, era fatta di delazioni presentate continuamente a questa polizia, multa. Non viene al culto, multa. La seconda volta, botte, e c'era anche la prigione. E siccome una volta un genitore, invece di mettere nome non so che cosa, Abramo o qualcosa di simile al figlio, gli ha messo un altro nome, lo ha multato, l'ha messo in prigione. No, non sono questi i sistemi, per niente. Quando la Bibbia parla di insegnare ai figli, usa un altro linguaggio. Prima di tutto parla del linguaggio dell'esempio e poi il linguaggio della pazienza. E io vorrei concludere queste riflessioni con il testo molto noto che trovo nel libro dei Proverbi. Libro dei Proverbi, capitolo 22, versetto 6. Vorrei che fosse un giovane a leggerlo, per favore. Siete tutti vecchi stamattina? Un giovane o una giovane, un bambino, chiunque. Sonia. Grazie. Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà. L'interconfessionale insegna a un ragazzo come deve vivere e anche da vecchio ricorderà l'educazione avuta. Perché il punto di riferimento sarà sempre la Bibbia. Una volta c'era un libro che adesso non c'è più, se non le biblioteche dei vecchi. Si chiamava L'ultimo sacrificio di una madre pia. Parlava di una mamma che aveva un figlio scavezzacollo che ne faceva di tutti i colori, poi a un certo momento andò via da casa sbattendo la porta, andò a ruolarsi, a navigare, eccetera, eccetera. La madre gli mise nella valigia la Bibbia. Questo qui, quando apre la valigia e trova la Bibbia, si arrabbia, pare che scaraventasse la Bibbia in mare, eccetera, eccetera. Però poi, a forza di navigare, a forza di prendere botte, a forza di patire la fame, a forza di star lontano, eccetera, eccetera. La vita è una scuola veramente, per chi vuole studiare, naturalmente, no? Per chi vuole imparare. Poi alla fine, quando la madre era morta già da tanti anni, questo uomo accettò la Bibbia, che era stata insegnata con l'esempio e con le parole da sua madre. Bene che il Signore ci aiuti affinché l'esempio di Loide e Unice, la nonna e la mamma di Timoteo, possano essere di incoraggiamento nella nostra opera di educatori e possono essere un esempio anche nella figura di Timoteo per i giovani che ricevono questi insegnamenti e che, accettandoli, possono diventare fedeli servitori del Signore. È la mia preghiera. Amen. Signore Padre nostro che sei nel cielo, ti ringraziamo perché in questi sabati ci hai guidato nella riflessione su queste figure di donne quasi dimenticate della tua parola, che sono di esempio straordinario per noi che viviamo in questi ultimi tempi, esempio di umiltà, esempi di coraggio, di abnegazione, esempio di perseveranza, di pazienza, esempio di sofferenza,
esempio sempre di attaccamento ai tuoi comandamenti e alla tua volontà. Aiutaci ad assomigliare a queste donne, che sono come altrettante stelle nel firmamento del tuo popolo. Queste donne che hanno dato una testimonianza nel loro tempo e la danno ancora, in questo tempo così travagliato, superficiale, tempo di apostasia, tempo di smarrimento dalla fede. Aiutaci, Signore, specialmente ad assomigliare a Loide e a Eunice, la nonna e la mamma di Timoteo, questo grande collaboratore dell'Apostolo Paolo, che hanno certamente fatto molto per la conversione di questo giovane che è stato una colonna nella Chiesa primitiva. Aiutaci anche come giovani a sapere seguire l'esempio di questo giovane che ha ascoltato, ha meditato, ha accettato e ha divulgato i principi della parola. A tutti dai il senso della perseveranza, il senso della consolazione, il senso anche dell'attesa, Signore, sapendo che l'ascolto della Tua parola, la messa in pratica dei Tuoi insegnamenti e la pazienza e la perseveranza possono accompagnarci fino a quando, Signore, vedremo i risultati di quello che abbiamo fatto e di quello che facciamo, in attesa dell'apparizione del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Ti ringraziamo per tutto e ti domandiamo di ascoltarci nel suo nome benedetto in eterno. Amen. Amen.